La Flipped Classroom, o classe capovolta, è una metodologia didattica che ribalta il tradizionale approccio all'insegnamento. Invece di apprendere i nuovi concetti in classe e fare i compiti a casa, gli studenti acquisiscono le conoscenze di base a casa e utilizzano il tempo in classe per approfondire e applicare queste conoscenze attraverso attività pratiche e interattive. Ecco una descrizione dettagliata della metodologia. Gli insegnanti preparano materiali di apprendimento che gli studenti devono consultare prima della lezione in classe. Questi materiali possono includere video, letture, podcast, presentazioni o altri contenuti digitali. Gli studenti studiano i materiali preparati dagli insegnanti a casa, al loro ritmo. Questo consente loro di rivedere i contenuti più volte se necessario e di prendere appunti per chiarire poi in classe eventuali dubbi. È auspicabile che i docenti preparino quiz o brevi test online per verificare la comprensione dei materiali da parte degli studenti prima della lezione in classe. Questo stimola l'autovalutazione. Il tempo in classe è dedicato ad attività pratiche e interattive che promuovono un apprendimento significativo. Queste attività possono includere discussioni di gruppo e dibattiti, lavoro su progetti collaborativi, esercitazioni e risoluzione di problemi, attività di laboratorio o pratiche, feedback immediato e personalizzato da parte dell'insegnante. L'insegnante assume il ruolo di facilitatore e guida, piuttosto che di semplice dispensatore di informazioni. Interviene per chiarire concetti, rispondere a domande, offrire supporto individuale e monitorare il progresso degli studenti. L'apprendimento assume un contorno personalizzato. Infatti, gli studenti possono imparare seguendo il proprio ritmo. Si sviluppa una maggiore interazione tra docente e studenti perché il tempo in classe diventa più interattivo e collaborativo. Gli studenti sviluppano competenze di problem solving, pensiero critico e lavoro di squadra. Gli insegnanti possono fornire dei ritorni agli studenti in modo diretto e tempestivo. Ovviamente il metodo della Flipped Classroom porta con sé delle sfide da affrontare. La prima è prevedere un accesso alla tecnologia. Gli studenti devono avere accesso a dispositivi e connessioni internet per studiare i materiali a casa. La seconda verte sull'autodisciplina. Richiede agli studenti di essere autonomi e disciplinati nel loro apprendimento. La terza richiede una puntuale preparazione degli insegnanti. Gli insegnanti devono investire tempo nella preparazione dei materiali e nell'adattamento delle lezioni. Per concludere, la Flipped Classroom mira a rendere l'apprendimento più coinvolgente e centrato sugli studenti, sfruttando in modo significativo le tecnologie digitali per migliorare l'efficacia dell'insegnamento e promuovere un apprendimento più attivo e partecipativo.